ci teniamo, anche perché ci tenete voi come società, noi ci abbiamo tenuto nel farvi la targa, a sottolineare questo, il 1950. Che 1950 potrebbe sembrare un numero che non ha significato, invece è un significato molto profondo, perché vuol dire che il 1950, l'avvocato Collarini magari mi darà manforte, è l'anno di affiliazione della C Montesacchio alla FIGC, e da quel momento in poi il Montesacchio ha sempre avuto la stessa denominazione, lo stesso numero di matricola. Non è un tecnicismo da poco, perché se voi pensate che in questa regione le squadre di calcio dei capoluoghi di provincia sono fallite tutte, vedi il Benevento, la Casertana, il Napoli, la Salernitana, l'Avellino, il Montesacchio non si è mai arreso, non ha mai tirato le cuoia, e quindi questo numero che voi con molto orgoglio affiancate alla denominazione sociale anche per me è molto importante, perché rappresenta la serietà, la professionalità con cui si fa sport e calcio a Montesacchio. Sì, come l'abbiamo intitolata noi, Montesacchio capitale dello sport, perché come ben sai c'è stato sia la C Montesacchio 1950 che ha vinto il campionato di promozione, il Vittoria Montesacchio si è aggiudicata la Coppa Campania di seconda categoria e i playoff di seconda, lo Schiaparelli che ha vinto il torneo di terza, abbiamo anche lo Giada Club, una scuola calcio per bambini che ha trionfato nel campionato CSI Under 12 regionale. Poi oltre a loro premieremo anche altre associazioni che si impegnano quotidianamente nell'ambito sportivo e singoli atleti che hanno portato alto il nome di Montesacchio all'interno delle varie discipline come il karate o la box. Innanzitutto oggi pensiamo a festeggiare, che ce lo meritiamo, è stato un bel campionato, abbiamo raggiunto un traguardo storico che mancava nella Valle Caudina da tantissimo tempo, dal professore Buono che poi è sempre il nostro angelo custode. La programmazione ovviamente l'abbiamo iniziata e sarà un campionato impegnativo, sarà un campionato che chiederà molto sforzo soprattutto di risorse umane e quindi speriamo di poter ben figurare in questo campionato che è comunque un campionato regionale, un campionato importante. Questa è una bella manifestazione, infatti ringrazio pubblicamente gli amici del Forum Giovani che hanno voluto dare merito a chi promuove lo sport in questo paese. Non è facile perché le strutture che abbiamo a disposizione non sono proprio all'avanguardia e quindi poi promuovere nei nostri centri a Sud Italia, promuovere lo sport non è facile, e sono contento che in una cittadina come Montesacchio, diciamo in tutti gli sport, non solo nel calcio, quest'anno si sia raggiunto l'apice, no? abbiamo fatto grandissimi risultati sportivi, che spero solo che questo possa essere un punto di partenza e non di arrivo per riuscire a portare il nome di questo paese e soprattutto la cultura sportiva sempre più in alto. Sì, noi quest'anno abbiamo preso il piglio, abbiamo iniziato col piglio giusto, il gruppo mi ha seguito dal 15 di settembre, abbiamo iniziato a lavorare per prepararci al punto per questo obiettivo, per il nostro obiettivo che era la vittoria del campionato. L'anno prossimo sappiamo che ci aspetta un campionato in cui l'organizzazione è la cosa principale, per cui inizieremo con lo piglio giusto anche quest'anno e cercheremo di valorizzare al meglio quello che abbiamo, le nostre energie interne. Ragazzi sono pronti, sono carichi, si vogliono mettere in mostra e cercheremo di dare il meglio anche in questo campionato di seconda categoria. Effettivamente è stato un anno irripetibile per Montesacchio, partendo giusto per un fatto gerarchico dal campionato di promozione del Montesacchio che ha avuto una sola sconfitta, fino ad arrivare, cioè per arrivare a noi, allo Schiaparelli e alle altre squadre. Penso che la nostra vittoria, oltre al campionato che più o meno su base provinciale, quello di seconda categoria, assume un rilievo importante, tu me lo insegni con la tua esperienza trentennale nel calcio, anche in più non mi ricordo, cioè, della Coppa Campania che in ambito regionale, quindi una sola squadra, cioè noi, abbiamo vinto questa Coppa su un numero totale di 156 e quindi vincere questa manifestazione è stato ancora più impegnativo del campionato, perché poi, specie negli ultimi turni, abbiamo dovuto incontrare squadre che nei loro gironi di appartenenza hanno tutte quante vinto il campionato, quindi sai benissimo che la competizione era ancora più serrata. Ce l'abbiamo fatta, devo ringraziare in particolare il mister Gianni Esposito che, siccome abbiamo fatto due finali, perché sia per il campionato che per la Coppa, anche per il campionato abbiamo fatto uno spareggio arrivando a pari punti con il Durazzano, quindi abbiamo fatto due finali in un arco temporale di 10 giorni, il mister è riuscito a dare la giusta serenità ai ragazzi e allo stesso tempo mantenere la carica agonistica a livelli tali da praticamente poter affrontare e superarli queste due partite in cui si decideva tutta la stagione alla fine. Questa piazza di Montesacchio è unica, puoi stare ai piedi della statua di Ercole che ha rappresentato, ecco, la forza
forza e quindi la prima dote che uno avverte in un aspirante sportivo. Ma attenzione, non solo la forza fisica, la forza mentale, perché non si vince niente senza la determinazione. Quando lo capiranno, tanti atleti diventeranno dei grandi atleti. Porto fortuna. No, è una grande soddisfazione, una giornata di sport bellissima. Premiamo tutti quelli che hanno vinto campionati quest'anno e in tutte le discipline, dal calcio, pallavolo, altre discipline ancora, per cui veramente bisogna essere orgogliosi di essere sindaco di Montesarchio in questo momento e avere tanta attività sportiva. Dobbiamo fare di più sulle strutture sportive, dobbiamo lavorare su questo versante ed essere anche noi protagonisti con una stagione infrastrutturale importante.